Bene, mi presento velocemente, sono Andrea Menapace e oggi rappresento Diritto di Sapere, che è un'organizzazione che è fondata nel 2012 con Guido Romeo, che è giornalista di Wired Italy, è uno dei più importanti giornalisti di data che ci sono in Italia, ha dato vita a molte iniziative che si occupano di dati e di giornalismo. Diritto di Sapere nasce da una domanda che io e Guido ci siamo fatti sul fatto che in Italia non esisteva una legge comparabile a quello che a livello internazionale viene definito un Freedom of Information Act, che è un po' il quadro normativo all'interno del quale si muovono tutte le iniziative che sono state presentate da chi mi ha preceduto. Non per nulla le migliori iniziative vengono da paesi come l'Inghilterra, gli Stati Uniti, ma anche altri paesi in cui esiste questo tipo di legge, che in Italia non c'è. Quindi quello che abbiamo fatto è stato fondare un progetto con alcune persone che si occupavano di giornalismo e altre che si occupavano di accesso all'informazione, quindi con Arianna Ciccone, Ellen Derbyshire e Chris Potter e Guido appunto, e con Antonella Napolitano e Angela Simone che ci danno una grossa mano nel portare avanti le nostre iniziative. Chi ci finanzia? Ci finanzia Open Society, che è una delle più grandi fondazioni filantropiche a livello mondiale, che si occupa in particolare di diritti, fra questo il diritto di accesso. Come siamo messi a livello internazionale? Come vedete nell'ultimo decennio, a livello internazionale abbiamo raggiunto, con un picco fra il 2000 e il 2011, quasi 90 stati che hanno una legge sul diritto di accesso. Quindi una legge molto diversa da quella italiana che vi presenterò a breve. Quindi 90 e più paesi hanno ad oggi un Freedom of Information Act che riconosce il diritto di accesso come un diritto umano riconosciuto e ne regola le procedure e le garanzie. In Italia la situazione è molto molto diversa, abbiamo la legge 241 del 90 che è il quadro normativo all'interno del quale noi ci muoviamo, una delle più restrittive in Europa, come ci dicono molti monitoraggi a livello internazionale, infatti uno di questi è Global Integrity, per cui abbiamo un accesso che viene definito moderato, anche se dal punto di vista legale sembrano esserci molte tutele. In realtà questo tipo di classificazione tiene conto solamente della tutela di chi ha riconosciuto il diritto di accesso, che in Italia è una componente molto molto stretta della popolazione, in particolare chi oltre al diritto di cronaca come i giornalisti ha un interesse giuridico tutelato e riconosciuto, cioè un procedimento amministrativo legale a proprio carico, e quindi lui o i suoi legali possono accedere ai dati. L'Italia, su questa mappa vedete dal verde fino all'arancione intenso, si tratta di capire chi ha le migliori leggi sull'accesso. In questo momento le migliori leggi sono nell'est Europa, soprattutto in Slovenia e Serbia, e in India, dove c'è una delle migliori leggi sull'accesso a livello internazionale. L'Italia purtroppo non fa parte dei primi posti, anzi, come vedete, fa parte del sest'ultimo posto. Lo vedete nella parte di bottom 10, dopo la Giordania e subito prima del Belgio abbiamo l'Italia. Quindi quello che abbiamo fatto è capire effettivamente a che punto siamo. Quindi quello che noi vi faremo vedere adesso in breve sono i risultati del primo monitoraggio effettuato in Italia sul diritto di accesso, fatto in maniera molto semplice, con 30 volontari che hanno stilato 30 richieste di accesso monitorate per 45 giorni su tematiche non controverse, cioè su tematiche che non incorrono in quelli che sono i limiti del diritto di accesso all'informazione, come può essere la privacy, la sicurezza nazionale o la tutela della concorrenza economica. Quindi su questo tipo di richieste, che vanno dall'ambiente alla sanità ad altri tipi di settori, abbiamo monitorato 300 richieste per 45 giorni, prima del famoso decreto trasparenza che è stato citato fra le righe prima, che ha ampliato leggermente, ma non abbastanza, come vedremo, il quadro normativo. La prima cosa che abbiamo fatto è: come facciamo a fare un monitoraggio? Siamo andati a vedere quali sono le migliori pratiche a livello internazionale, ci siamo serviti di una partnership con Access Info Europe, che è la più grande organizzazione che si occupa di queste cose. Abbiamo tradotto in italiano il manuale di accesso per cittadini e giornalisti sul diritto di accesso all'informazione, intesa come informazione detenuta da governi o pubbliche amministrazioni, quindi informazioni prodotte con i soldi dei cittadini per offrire loro servizi o comunque migliori servizi.
Questo manuale è liberamente scaricabile sul nostro sito diritto di sapere.it, è molto semplice, molto diretto e ognuno di voi lo può consultare e scaricare. Il monitoraggio ha portato a un rapporto che si chiama Silenzio di Stato sull'accesso all'informazione. Arriviamo subito al... questo è il processo che abbiamo seguito, iniziato a gennaio 2013 per essere presentato poi poco più di un anno fa. Le richieste sono state monitorate in modo automatico, quindi abbiamo potuto presentarvi dati in forma aggregata. Purtroppo non abbiamo il dato disaggregato dell'Emilia Romagna, ma lo possiamo ricavare per chi è interessato. Di queste 300 richieste cosa è successo? 77 sono state o non risposte o risposte in maniera insufficiente. Solo 23 hanno ricevuto una risposta parziale o completa. Quindi nel 77% dei casi una piccola percentuale ha una richiesta, una negazione esplicita e quindi motivata, la maggior parte non ha nessun tipo di risposta, cioè lo Stato, secondo la legge 241, ha diritto di avvalersi del silenzio amministrativo. Qui è la varietà, diciamo, di informazioni che sono state chieste, quindi come vedete abbiamo informazioni ambientali legate ai diritti fondamentali, la giustizia, il settore finanziario, la performance della pubblica amministrazione. E poi abbiamo appunto il 26% delle richieste legate a dati sanitari. In particolare erano dati epidemiologici o legati ad esempio all'incidenza di mortalità a livello di sale operatoria, cose di questo tipo. Quindi tutti i dati che hanno resi anonimi erano comunque già disponibili. Le abbiamo chieste a vari livelli dell'amministrazione, non solo all'amministrazione centrale, ma anche alle amministrazioni regionali, province e municipalità. In piccola percentuale di casi anche a società private, ma partecipate quasi totalmente dallo Stato, perché comunque erogatrici di servizi pubblici. Qui è il dato appunto che è disaggregato che vedete, quindi 65% del 77% che avete visto prima ha ricevuto un silenzio amministrativo. Solo 4, nel 4% dei casi il rifiuto è stato motivato, altrimenti nessun tipo di risposta. A livello di tipologia di istituzioni che hanno risposto non esistono particolari differenze, anche se da regione a regione abbiamo magari le regioni che hanno, diciamo, dato delle informazioni tendenzialmente mediamente migliori che altri tipi di amministrazioni, a seguire i comuni, come vedete nella parte verde, quindi municipalità al centro e regioni al lato. E a livello di tempi di risposta più o meno siamo oltre quella che è, diciamo, la buono standard internazionale, siamo sopra i 20 giorni, che per un giornalista o comunque per un cittadino molto preoccupato sono un'eternità. Per quanto riguarda il tipo di richieste, noi abbiamo cercato di fare un paragone fra le richieste fatte secondo un Freedom of Information Act nei 90 paesi, che sono quelle che vedete in rosso. Sono state, diciamo, definite come europee perché le migliori leggi, a parte l'India, sono a livello europeo, mentre in blu trovate la tipologia di richiesta fatta secondo la legge 241 del 90, che richiede un interesse particolare tutelato e quindi va motivata. Uno si deve presentare, deve dire: io chiedo questi dati in base alla legge perché sono un giornalista oppure ho un tipo di diritto e vi dico io perché, vi motivo io perché posso accedere, perché questo è quello che richiede la legge. Per quanto riguarda il fatto sui giornalisti che hanno un accesso, diciamo così, più privilegiato in base al diritto di cronaca, non hanno ricevuto più richieste, diciamo sensibilmente più richieste, che non i singoli cittadini. Quindi anche per sfatare il fatto che il diritto di cronaca garantisce al cittadino miglior accesso, secondo il nostro monitoraggio non è stato così. Questo è quello, diciamo, il quadro che è emerso inizialmente. Se in Italia non avessimo avuto questa legge, probabilmente la situazione sarebbe che, in presenza dell'estremo opposto della legge italiana, che è una situazione riconosciuta a livello internazionale come uno standard, ormai una buona pratica in termini di accesso, avremo probabilmente la possibilità di chiedere dati senza doverci presentare, semplicemente in qualità di cittadini. Avremo il diritto di ricevere non tanto le informazioni che chiediamo, ma quanto una risposta motivata che ci dia le informazioni, oppure che ci dica perché le informazioni vengono negate, in tempi molto ristretti, che non possano superare i 15 giorni, e soprattutto quando questa richiesta viene negata, che abbiamo
avremo diritto a chiedere, fare un ricorso e chiedere la possibilità appunto di un appello, come qualsiasi tipo di diritto fondamentale riconosciuto. I critici del Freedom of Information Act, cioè quelli che non ritengono che in Italia ci sia bisogno di un tipo di legge di questo tipo, dicono: ma perché volete un Freedom of Information Act? Abbiamo troppe leggi in Italia, poco applicate, andare a raggiungere un'altra non servirebbe a nulla. Perché abbiamo oggi il decreto trasparenza, abbiamo il diritto di accesso civico, abbiamo tutta una serie di cose che migliorano la situazione a livello italiano. Vero, però parzialmente. Perché? Perché il decreto trasparenza è un decreto attuativo del decreto anticorruzione, che è vero che esige particolari obblighi di trasparenza, come accennava prima Amelia, ma che sono legati solo a un particolare tipo di dato, un particolare tipo di settore sensibile all'anticorruzione. Tutta un'altra serie di dati non sono contemplati all'interno del diritto di accesso civico e quindi all'obbligo di trasparenza. Ed è vero che introduce un principio fondamentale che cambierà le carte del gioco, che è il principio dell'accessibilità totale delle informazioni che concernono l'organizzazione e l'attività amministrativa. Per la prima volta in questo decreto, che è importantissimo e non voglio sminuirne la portata, viene affermato il ruolo decisivo dei dati aperti e degli open data, e quindi tutte le informazioni oggetto delle pubblicazioni obbligatorie relative all'anticorruzione devono essere reperibili come open data e quindi riusabili senza restrizioni. L'obbligo, quello che viene poi definito diritto di accesso, è un passo, diciamo, migliorativo, è un passo in avanti verso un quadro giuridico migliore dal punto di vista di chi le informazioni le richiede e le deve usare, che è quello di l'obbligo di pubblicare documenti e informazioni che comporta il diritto di chiunque di richiederle. Quindi non abbiamo più i requisiti soggettivi della legge 241 del 90, che era l'unica legge regolatrice dell'accesso fino all'anno scorso. Cosa succede se l'amministrazione non pubblica questi dati? Abbiamo la possibilità di richiederli e deve esserci entro 30 giorni, l'istanza deve essere comunque evasa. Se l'amministrazione non pubblica questo tipo di documento, c'è un apparato sanzionatorio abbastanza forte che contempla la responsabilità disciplinare e dirigenziale e anche la disponibilità erariale. Quindi anche la possibilità di chiedere un danno dal punto di vista dell'ente pubblico. Quindi siamo sereni su questa cosa? Probabilmente no. Perché? Perché ci vuole un FOIA per cambiare totalmente, secondo noi, il tipo di approccio al diritto di accesso, che è riconosciuto come corollario del diritto alla libertà di espressione, garantito anche, se non esplicitamente, nella nostra Costituzione, perché l'articolo 21 tutela la libertà di espressione del pensiero e la Costituzione tutela anche il buon andamento della pubblica amministrazione. Se noi uniamo questi due principi costituzionali, abbiamo la tutela costituzionale del diritto di accesso, che alcune giurisprudenze a livello internazionale hanno già riconosciuto, il Consiglio d'Europa l'ha già inserita nelle pratiche di buona governance e quindi resta solo da fare un passo ulteriore. Per la prima volta un primo ministro come Matteo Renzi ha citato il Freedom of Information Act all'interno di un discorso di insediamento al Senato. La cosa ci fa ben sperare, però siccome molti primi ministri sono affetti da annuncite, dobbiamo stare un po' vigilanti, visto che parliamo di sanità e di malattie. Perché un FOIA rispetto a tutto quello che abbiamo detto prima? Perché è basato sul diritto di accesso, come vi dicevo prima, e perché la domanda viene dai cittadini. Quindi io cittadino, in virtù del mio diritto di accesso, chiedo determinate informazioni, senza avere aspettare un'amministrazione particolarmente propensa all'apertura o un funzionario particolarmente dedito agli open data che mi rilasci quei dati come un privilegio. Grazie.